Mister, gara vivace contro un buon avversario, Lentella ha ribattuto colpo su colpo, ha avuto anche la chance per andare sul 3-1, alla fine esce fuori un pareggio, le chiedo se è il risultato più corretto. Ma è corretto, nel senso se vado a vedere un po', a pensare alle occasioni che abbiamo creato, penso di non dire una cosa sbagliata nel dire che ne abbiamo avute probabilmente più noi, ecco, nel senso grosse parate del nostro portiere non me le ricordo. Quindi sì, sicuramente abbiamo avuto anche la possibilità di andare avanti di 2 gol, come sul 3-1, come dici te, anche in più di un'occasione. Non è arrivato e loro hanno trovato un gol su punizione. E le partite a volte sono queste, ecco, nel senso il risultato dipende anche dagli episodi, però io onestamente ai ragazzi che sono scesi in campo, ma anche quelli che sono stati pronti ad entrare, non gli posso dire niente, secondo me hanno disputato una buona prestazione. Diversi giocatori, mister, che nella prima parte di campionato hanno, come si dice in gergo, tirato un po' la carretta, in questi giorni sono impiegati con la prima squadra, alcuni di loro hanno anche debuttato e quindi c'è la possibilità anche magari di provare qualcuno che ha giocato meno, qualcuno anche delle leve minori, in questo senso sta ricevendo delle buone risposte da parte del collettivo. Sì, no, no, sicuramente io da quando sono arrivato qualche ragazzo, come dici te, è giustamente andato in prima squadra e quindi ha avuto sicuramente di conseguenza più spazio qualche ragazzo che qualche minuto in meno ce l'aveva. E quindi però chi ha ad oggi fatto in queste partite, è sceso in campo, ha cercato di fare il massimo e onestamente sono contento di quello che hanno cercato di fare. Chiedo due parole anche su Mazzotta, che è stato l'uomo decisivo al derby con lo Spezia, segno anche oggi. Alejandro, da quando sono arrivato, comunque, indipendentemente, magari può essere anche uno di quei ragazzi che ha trovato più spazio anche per i motivi che dicevi tu prima, però io penso che dal punto di vista dell'atteggiamento, sia in allenamento che anche in partita, è un ragazzo che cerca di fare il massimo e onestamente, mi sembra anche che lo cerca di fare anche in collaborazione con i compagni e quindi è riuscito anche a portarsi a casa queste soddisfazioni personali.